questa persona che viene microfonata è Leonardo Del Vecchio, è il fondatore di Luxottica e ho trovato questa sua video intervista su internet e volevo vederla insieme con voi per commentarla alla luce della tematica del mindset, no? Cioè del giusto atteggiamento da avere nella vita e nel lavoro. Allora, per capire la prima parte bisogna sapere che Leonardo Del Vecchio è nato a Milano e ha iniziato a lavorare da giovanissimo, quindi all'età di 15 anni, come garzone ad un'azienda che si chiama Johnson, una fabbrica di medaglie e di coppe. All'epoca Leonardo Del Vecchio decide però di iscriversi all'Accademia di Brera per studiare design e soprattutto incisione. Vediamo un po' che cosa ci racconta. Sono stato assunto in una fabbrica di medaglie e distintivi che è la Johnson. Là ho fatto per 3 anni e mezzo il garzone di 8 incisori. Una volta un garzone era diverso che oggi che va a lavorare, uno che va a lavorare, per lavorare oggi c'è il rispetto. Là il garzone era proprio Fieu, neanche per nome, neanche Leonardo, Fieu, così si diceva a Milano, no? Però la sera studiavo, andavo a Brera, l'Accademia di Brera, e facevo, perché quella scuola là, la Jones, era obbligatorio andare a scuola, a frequentare la scuola di Brera. Poi dopo mi ero stancato di. Esempio, dal mio punto di vista è interessante osservare come Leonardo Del Vecchio descriva, no, il fatto di essere definito Fieu, quindi un ragazzo, no, di bottega, ma non per questo si sente limitato, anzi vede lo studio, cioè la possibilità di conoscere nuovi aspetti, no, lavorativi, come un incentivo a migliorarsi. Quindi non ha un atteggiamento di rivalsa nei confronti del contesto che lo circonda, ma anzi lo vede come un incentivo all'automiglioramento. E questo sicuramente è significativo di un mindset dinamico, diciamo, no? Di crescita. Di Brera. Poi dopo mi ero stancato di fare il garzone, dopo 3 anni e mezzo, e quindi sono andato attraverso un amico, che era anche lui incisore, mi ha chiamato a fare il capo attrezzista, capo stampista. Allora io mi sono trasferito, dopo la da attrezzista, sono tornato a Milano, ho messo sul laboratorio di stampi e da lì siamo arrivati alla conoscenza di questi clienti. Sono arrivato ad Agordo come terzista, cioè fornitore di parti alle varie occhialerie. E quindi mi sono trasferito là, ho caricato un camion di macchine, ho smontato il laboratorio, ho licenziato i 4, 5, 6 dipendenti che avevo e sono andato là. In più c'era il fatto che la comunità montana Gordina aveva offerto terreno gratis alle fabbriche che si fossero trasferite là. Ma non sono partito pensando di arrivare, devo che è arrivata, sono partito per migliorare quelle condizioni là. A 26 anni si ha questo coraggio, perché adesso non lo farei di sicuro. Dal mio punto di vista è interessante la riflessione di Leonardo Del Vecchio sul fatto che magari non aveva le idee chiare all'inizio, no, su quale potesse essere lo sviluppo economico della sua azienda, era giovane, no, 26 anni, però aveva una cosa chiara, cioè il senso di miglioramento, e questo è sicuramente un altro segnale di una mentalità dinamica. A 26 anni ero all'inizio del mio percorso. Ho sempre odiato la dipendenza da altri. Ho sempre preferito il poco, magari subito o presto, ma che fosse determinato da me. Quando si lavora per un terzista, no? Tu sei nelle mani del tuo datore di lavoro praticamente. E quindi a un certo momento ho detto: guardate, io d'ora in poi vorrei che le montature che escono da questa fabbrica abbiano marchio Luxottica. Passaggio,
Una cosa mi colpisce, no? Cioè questo senso di Leonardo del Vecchio di, come dire, voler essere padrone del proprio destino, no? Del proprio futuro. Lui dice magari poco e subito, ma almeno che sia frutto del mio lavoro. E questo, diciamo, secondo me è proprio il segno di una, come dire, di una volontà, di, incidere, no? In maniera diretta, no, sul proprio destino, senza in qualche modo volersi affidare, no, o voler in qualche modo incolpare o rendere, come dire, meritevole, no, del proprio successo qualcun altro. Ci hanno presentati al Mido con 7-8 modelli di metallo raffazzati su a mano in 20 giorni e là è partita la vera Lussottica, perché da quel momento abbiamo avuto grande successo di vendita. Quando abbiamo fatto la carta bollata, diciamo così, quando abbiamo fatto il contratto, ci ho messo il nome Lussottica, molto semplice, abbastanza comune, insomma, Lux Ottica, Lux Luxoro, è stato un nome così che è rimasto. Tutto è partito dalla mia paura di avere un futuro, condizionato da altri. Mi ricordo che un anno un nostro importatore americano è venuto, di solito i periodi erano in novembre, per preparare la stagione successiva del sole e mi ordinò meno chiali dell'anno precedente, del solito. E quindi io quelle notte lì non ho più dormito, ho detto qua cosa succede se qualche altro mi fa questo scherzo qua. Ho cominciato a pensare che anche il distributore a me non andava più bene. La decisione chiave è stata questa, quando ho deciso di comperare o anche il 50% o il 30% o tutto, i distributori che più mi piacevano. Ultimo è stato addirittura l'ultimo passo, andare direttamente al pubblico, quando siamo entrati nel retail. Abbiamo comperato la più grande catena retail che c'era in America e arrivare al consumatore è quello che ti dà la tranquillità. Chiudono le botteghe i terzisti, chiudono le botteghe chi ha una piccola catena, c'è difficoltà, la gente che non ha la propria clientela, per esempio Ray-Ban. I primi 4 anni io in America non ho più venduto un pezzo, però non è che mi sono spaventato. Ho aspettato 4 anni, però adesso mi sta pagando. Però è stato lungo a ricostruirlo perché era stato trattato male, quindi era molto un marchio decotto. Devo dire che adesso il successo sta scoppiando. Noi pensiamo, io a certi anni ho paura, adesso andiamo a finire e ogni anno continua a crescere. Quello che vedo in termini di mindset in questo passaggio di Leonardo Del Vecchio è la capacità di aspettare, no? La pazienza, il fatto di avere comunque un'idea semplice che è vendere occhiali e venderli direttamente al pubblico, si è capito, no? E avere il coraggio di, come dire, perseverare nel suo progetto, sostanzialmente. Ecco, questa capacità di perseverare, no? Di far crescere la propria creatura, no? Perché si crede, no? Fortemente nel proprio perché, nel proprio progetto, è sicuramente frutto di un mindset di successo. Quando sono andato in borsa, l'azienda era molto più piccola e quindi ho pensato alla borsa come possibilità di sviluppo, come immagine, e in America eravamo molto impegnati in America, era il paese più importante per noi, quindi noi siamo usciti prima in America. Sembrava un veicolo anche di marketing, diciamo così. Quando noi siamo partiti, parliamo del 90, la moda ci è servita molto. L'azienda ormai ha in tutti i paesi, è leader del mercato, in tutti i paesi è ben vista, fa un buon servizio. Cioè, diciamo che al punto in cui siamo, non trovo, dobbiamo solamente gestire la crescita. Anche dopo di me sicuramente ci sarà chi farà andare bene l'azienda. Ecco la cosa che. Per esempio, secondo me è un segnale forte, no, di una leadership trasformativa, no, che non punta soltanto ad ottenere il
successo ora e subito, no? Muoia Sansone con tutti i filistei, no? Sarebbe la mentalità opposta, cioè a dire io sono il leader, io sono il boss, sono io che ho creato tutto e quando non ci sarò più sicuramente l'azienda non sarà in grado di fare gli stessi risultati. No, Leonardo Del Vecchio ha un atteggiamento invece che lo proietta verso il futuro, anche un futuro in cui lui magari non ci sarà più, no? E questo sicuramente è un buon segnale per un leader positivo. Ecco, la cosa che più mi preoccupo è che non succeda che un domani capiti crisi, una cosa così, da vedere i miei dipendenti che sono stati che sono stato diciamo così, una leva importante per la crescita di Luxottica, dare loro dei problemi. Noto anche nel paraverbale, no? Nel non verbale, nell'emozione che è evidente, il segno di un leader, che ha cuore, che si prende cura dei propri collaboratori. Ed è un segnale importante per un'azienda che vuole durare nel tempo e vuole esistere, no? Anche in futuro. Infatti anche il discorso che fra poco farà Leonardo Del Vecchio va in questa direzione. A me avevo deciso di lasciare e quindi pensavo che di dover continuare 4-5 anni prima e preparare il terreno al nuovo arrivato. La scelta era quella di trovare un sostituto che non fosse parte della famiglia. Essere internazionali come la Luxottica significa avere del management che è disposto a montare sull'aereo oggi, andare a Parigi e domani andare in Cina, dopodomani andare prima di tutto, cosa che io non avevo più voglia di fare. Anche per questioni fisiche. Oggi una posizione come questa va data a un quarantenne, perché se uno entra quarantenne in un'azienda come questa, impiega 7-8 anni a capire l'azienda, a capire i clienti, a capire tutto il management che c'è intorno per il mondo. È un'operazione abbastanza lunga, acquisire quell'esperienza necessaria per gestire al meglio un'azienda come questa. Io vedo in queste parole di Leonardo Del Vecchio il segno proprio di un mindset organizzativo dinamico che è stato portato a livello proprio aziendale. Quindi è un po' come se il suo mindset, che è chiaramente un mindset di successo, un mindset dinamico di crescita, lui l'avesse trasmesso a tutta la sua azienda, no? E anche i suoi collaboratori quindi si muovono secondo questa logica. Beh, Francavilla, proprio perché avevo un operaio che era calciatore, faceva parte della squadra, e così parlando con lui io dissi: avrei bisogno di un capo officina adesso, no? E dice: io conosco uno perché lavoravo insieme in Svizzera, mi ha fatto il nome di Francavilla, ho chiamato Francavilla. Francavilla è venuto, è rimasto là, non mi ricordo più, 2 mesi, 3 mesi da solo in prova, e poi ha smontato la famiglia anche lui, da pazzo come me. In Svizzera e ha trasferito la famiglia con tre figli, uno piccolo tra l'altro. Ci siamo piaciuti entrambi e quindi lui è rimasto lì e ancora adesso. È un uomo che ha fatto lo stesso percorso che ho fatto io, ha condiviso con me ogni decisione che ha preso l'azienda. Diciamo che lui è il saggio e io sono il più pazzo, diciamo così, ecco, però in due insieme. Controlla la qualità, partecipa anche se lui potrebbe stare a casa. Però è un uomo che ormai lui ha Luxottica nel suo sangue, nel suo DNA. Io do ancora del lei e lui mi dà ancora del lei, eh? Noi ci rispettiamo, eh? Molto interessante questo passaggio nel quale Del Vecchio parla di Luigi Francavilla che è socio, diciamo, di Luxottica fin dagli anni 60 sostanzialmente. E la cosa che mi colpisce appunto è questo darsi del lei tuttora, no? Quindi c'è un discorso di rispetto e di come dire, rispetto dei ruoli, no? Di ognuno all'interno del gruppo, che non è la semplice amicizia che talvolta si viene a creare, che può creare un sacco di problemi all'interno dei team, ma è un discorso proprio anche di rispetto, no? Di autorevolezza, ecco, che è ben diverso. Luxottica non mi ha mai dato rimpianti. L'unico rimpianto ce l'ho quando vedo qualcheduno che piace per strada e c'è un occhiale che non è nostro.
Quello è l'unico rimpianto che ho perché vorrei mettere sugli occhiali a tutti. Quando arrivo là con l'elicottero, quando scendo là ogni volta dico, ma che casino ho combinato io qua. Dico così, che casino ho combinato. Questa chiusura, no, che fa un po' il simbolo del personaggio, no? Che casino ho combinato. Molto interessante. Beh, allora, a me è piaciuto commentarlo, spero vi sia piaciuta questa sorta di format che ho creato, la qualità non è il massimo ancora, però sicuramente cercherò di migliorarlo. Fatemi sapere se vi piace, se volete che continui con questa sorta di commenti a ciò che trovo in giro. E se volete, sapete che avete la possibilità di scaricare il primo video dell'Academy proprio sul mindset sul sito mba.mindon.it, che è un videocorso creato apposta come fondamento, diciamo, dell'Academy, ma soprattutto del progetto nel quale credo molto, nel quale mi identifico per la crescita individuale, no? Sia a livello personale che a livello professionale. Beh, fatemi sapere se vi è piaciuto e a presto.